Sì, chiamo a questo punto l'ultimo relatore che è il Madeddu del Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale della Regione, che ci parlerà del problema del bracconaggio. Quindi le chiedo, Madeddu, di essere sintetico, perché dopodiché passiamo al coffee break, dove, ripeto, chi dovesse voler precisazioni, interventi, eccetera, si rivolga direttamente al dottor Garau, che sta prendendo nota delle richieste di intervento. E ai relatori, intanto ci sarà la tavola rotonda successiva, quindi se ci sono precisazioni, ampliamenti, procediamo alla fase successiva. Salve, buongiorno a tutti. Sono il commissario Fabrizio Madeddu, questo servizio presso il Corpo Forestale, il servizio ispettorato di Cagliari. E porto i saluti chiaramente del comandante del corpo a questa importante manifestazione, dove appunto si celebra la conservazione del Cervosaldo e in questa lunga battaglia che ha portato insomma ai risultati attuali. Sicuramente il Corpo Forestale è stata quella in gergo militare di scuola fanteria, e questo lo dimostra l'immagine, tralasciando insomma i preamboli insomma sulla situazione, mettendo uno spartiacque a quello che era la situazione iniziale che abbiamo individuato nel 1990, quando insomma, è stato potenziato il Corpo Forestale. La situazione era più o meno quella di una popolazione stimata di 500 capi, appunto distribuiti nei tre areali. La situazione era quella che Cervosaldo era inserito nelle liste rosse appunto della specie in via di estinzione, e la causa esclusiva di questo pericolo era determinata dal bracconaggio. Un bracconaggio intensivo che non ha risparmiato morti e feriti, perché insomma, nel secolo scorso anche tra gli stessi operatori del Corpo Forestale, allora insomma varie denominazioni, ne siete fratelli, tre agenti del Corpo Forestale massacrati nel 1903, ma nell'immediato dopoguerra un agente forestale ucciso in un agguato nella foresta di Montinetto. Quindi insomma una situazione molto, molto complessa e molto articolata, nel quale poi la Regione Sardegna, una certa lungimiranza, ha investito molto, e appunto nel 1990, sulla spinta degli incendi, ma anche sulla spinta del fatto di conservare una certa la biodiversità e la salvaguardia delle specie, che in una regione come la Sardegna, specie animali in una regione come la Sardegna, è molto importante. Comunque, andando a quello che è la situazione, su come si pratica il bracconaggio nei confronti del cervosaldo. Sono diversi gli ordini i sistemi nel quale viene eseguito questa attività, principalmente i lacci metallici, che poi vedremo. Poi ci sono tagliole, ordigni, micidiali, cosiddetti micidiali, con tubi fucili, con esplodenti, oppure quella che era la normale attività con i fucili da caccia. Ecco, questo è classico sistema che viene prevalentemente messo per la cattura di ungulati, per la cattura di cinghiali, che viene posizionato in punti strategici e che poi il bracconiere, grande conoscitore anche dell'etologia dell'animale, sa benissimo dove posizionarlo. Generalmente viene posizionato per la cattura di cinghiali, però spessissimo e adesso ancora più frequentemente finisce il cervo. Ecco, questa è la situazione classica insomma nel quale ci si ritrova, poi in questo caso un cinghiale, ma ecco questa è la situazione che normalmente accade. Non sono immagini del repertorio, questa è un'immagine di una settimana fa, quindi non è che stiamo parlando di situazioni pregresse o di situazioni purtroppo la battaglia è ancora in corso per questo. Una nota a margine: non stiamo parlando di persone che erano abituate a fare questo in altri tempi, qua stiamo parlando di due ragazzi, uno di 25 e uno di 29 anni, quindi
c'è ancora molto da fare sotto il profilo culturale, sotto il profilo dell'incidenza, insomma, per incidere proprio nella cultura in queste situazioni. Ecco, questo è un altro caso di cattura di cervo. In questo caso, potete, non so se si nota, però è preso alla zampa, quindi muore con sofferenze veramente atroci. Molte volte riesce a liberarsi spezzandosi la parte terminale della zampa, e sono diversi casi nel quale, anche con l'amico Luciano Mandas, abbiamo portato diversi cervi con la zampa spezzata o mancante totalmente. In questo caso, ecco, il cervo generalmente viene lasciato là, non ha un interesse economico sotto il profilo del bracconaggio, più che altro magari si porta via per il trofeo, ed è questo il caso che fu decapitato, insomma. Ecco, questa è la tagliola proprio finalizzata proprio per il cervo. Generalmente questa veniva usata in altri tempi proprio per a tutela delle aree agricole, perché non è che venissero utilizzate in maniera numericamente consistente, venivano posizionate poche, però sono estremamente pericolose. Ultimamente le hanno utilizzate per contrastare la nostra attività, perché le hanno messi in certi punti strategici, proprio non certo dove passava il cervo, ma dove passava l'uomo, dove passava la speranza che ci passasse qualche forestale. Ecco, questa è quella situazione operativa che si registrano nella nostra attività, insomma, trovare il cervo nascosto in auto. Ecco, questo è gli strumenti dove lo stesso ordigni micidiali costruiti prevalentemente per la cattura di cinghiali, che però, siccome l'habitat è lo stesso, sono congegni che vengono posizionati nel bosco e che vengono innescati dal passaggio della preda. Quindi con uno sparo vengono caricati con proiettili caricati a pallettoni. Come vedete sono tubi idraulici, niente di più, niente di meno, però hanno sono estremamente pericolosi, utilizzati quasi esclusivamente nell'area del Saragus. Nel Sulci si stava paventando questa possibilità, però fortunatamente, insomma, grazie all'attività, siamo riusciti a individuare proprio la fabbrica dove stavano realizzando questi ordini. Ecco, questo è un altro sistema, questo è un cervo catturato con un'attività tradizionale, cioè col fucile. Ecco, questo, la panoramica sull'attività, e soprattutto anche per rappresentare un po' com'è stata la situazione, tenuto conto che nel 92, con l'avvento della 157, prima della 157 c'era la possibilità, grazie a un'interpretazione e grazie anche alla lungimiranza di un magistrato che proprio in Sardegna ha mosso la sua esperienza e l'ha portata poi a livello nazionale, compianto Maurizio Santolucci, ha permesso di applicare il cosiddetto furto venatorio, per cui considerato che la selvaggina era patrimonio indisponibile dello Stato, chi esercitava il bracconaggio, cioè al di fuori dalle regole e con mezzi non consentiti, era possibile l'arresto. E con questo si era creata una fortissima deterrenza. Dopodiché, con l'avvento della 157 del 92, che ha depotenziato, insomma, questo forte deterrente, c'è stato un enorme incremento dell'attività di bracconaggio, e questo fortunatamente ha coinciso con un incremento del personale in servizio nel corpo forestale, che proprio in quegli anni è stato incrementato e ha consentito veramente di scongiurare quella che poteva essere proprio un grossissimo pericolo, perché ricordiamo, io ho prestato servizio proprio nel Sulcis per 15 anni e in quegli anni vi assicuro che era una vera e propria battaglia con
con i bracconieri, sì. Giusto per dare questa, qualche nota di colore, alle 3 del mattino, 4 del mattino, fermare in un'area boscata 70-80 macchine piene, veicoli comunque, macchine, motori pieni di persone che andavano a fare questo genere di attività, rende la misura di quello che si stava parlando, insomma. E vi posso assicurare che l'attività del personale su questo è stata veramente memorabile. E quindi abbiamo detto, insomma, questa era la genere di attività. I capi di selvaggina sequestrati in quegli anni, insomma, dimostrano questa situazione. Chi erano le persone che al tempo, insomma, stiamo parlando di quegli anni 90-95, chi era il bracconiere? Erano questo genere di attività, persone senza occupazione, disoccupati, operai comunque, lavoratori autonomi, allevatori, pensionati, gente insomma che comunque aveva, gente che era abituata a fare, non il bracconiere, l'uccellatore, perché sino al 77 l'attività era consentita, e quindi aveva continuato in questo genere di attività sull'onda, insomma, di una pregressa legittimità a fare quel genere di attività, ripeto, solo l'uccellagione, ma che poi veniva diversificata anche a danni delle altre selvaggine. I rapporti conflittuali col territorio, con l'attività legittima, con l'allevamento. L'allevamento in queste aree, vi assicuro, era totalmente condizionato. Non si poteva fare un allevamento se non si poteva convivere con questa realtà. Quindi c'era una forte connivenza col mondo, insomma, agropastorale. L'attività venatoria, la stessa cosa, anche in quel caso c'era una forte connivenza con l'attività legittima venatoria, si vuoi perché finivano i cani intrappolati nei lacci, quindi si creava questa sorta di omertà che ha caratterizzato e tuttora caratterizza questo genere di attività, ci rende difficoltoso penetrare, insomma, in questo ambiente. E poi la conflittualità con l'attività ricreativa, cioè l'attività di fruizione di questi beni, di queste foreste, che è totalmente conflittuale. Nei primi anni, ai ricercatori di funghi, se si permettevano di semplicemente toccare qualche trappola, venivano bucate le ruote delle auto, come minimo. Sino a poi manifestazioni di protesta organizzate contro l'attività del corpo forestale, ma perché era appunto esercitava una pressione, un contrasto a questo fenomeno, attentati, incendi boschivi, proprio la riserva di Monte Arcuso fu oggetto di un attacco incendiario da parte di un bracconiere, quindi anche qua si deve sfatare il dualismo, il bracconiere comunque salvaguarda l'ambiente. Non è esattamente così. Fra i pochi incendiari che riusciamo a prendere, il 90% hanno comunque precedenti per reati venatori, quindi togliamo anche questo alone di leggenda. E quindi niente, insomma, andiamo a quello che è la realtà attuale, con l'aumento della popolazione e che comunque con un'attività che è ancora in essere, comunque tenuta, riteniamo, a livelli fisiologici, succede che comunque aumentando la densità, aumentando la popolazione, se si piazzano anche non tantissimi cavetti per la cattura di cinghiali, è molto frequente, capita che finiscano appunto catturati diversi animali. Nel 2016 l'ultimo caso, appunto, dove in un unico filare di lacci furono sterminati 12 cervi, tutti in un'unica situazione. Vabbè, queste sono considerazioni che derivano da
chi è il bracconiere e come viene fatto, insomma, che è un'attività comunque fatta per scopo di lucro, ma comunque non è un'attività organizzata come invece si sta determinando in altre regioni. L'aumento della densità, e qua rientra in una situazione gestionale che potrebbe essere di interesse, il fatto che l'aumento della popolazione va entra in conflitto con l'attività venatoria e molte, durante le prime giornate di caccia grossa, registriamo un notevole abbattimento di cervi perché hanno la caratteristica dei cervi di portarsi dietro i cani, per cui vanno alcuni giorni prima e abbattono, insomma, i cervi che potrebbero, insomma, entrare in conflitto con questa attività venatoria. Questo è il quadro dell'attività complessiva negli ultimi 10 anni. Vedete, insomma, i sequestri sono di selvaggina più un numero che avete a fianco, quelli sono i cervi che sono stati sequestrati. È cambiato il bracconiere di un tempo, oggi sono prevalentemente pregiudicati, tossicodipendenti, con problemi, insomma, di disagio sociale, hanno diversificato l'attività, sono comunque pregiudicati per altro genere di reati, pregiudicati, insomma, recidivi generalmente per furto, ricettazione e poi anche, data la frequentazione nei boschi, dove si rinvengono moltissime coltivazioni di sostanze stupefacenti. Comunque oggi la situazione del cervo l'avete esaminata qua, quindi non mi dilungo su questo, e questa, insomma, è la situazione che negli ultimi 20 anni, insomma, ha portato comunque un incremento della popolazione, una regressione del fenomeno, e questo ritengo, insomma, anche a una buona opera, insomma, nel territorio che viene eseguita dal Corpo Forestale. Grazie.